Benvenuta o benvenuto in questo nuovo video. Io sono Simone di Italy Don't Expect, il blog di viaggi sull'Italia meno conosciuta. E oggi ti porterò a fare un giro virtuale per il lago Trasimeno alla scoperta dei suoi borghi più belli. Devi sapere che il lago Trasimeno è il bacino più grande del centro Italia e comunque è il quarto più grande di tutta Italia. La zona del lago è molto frequentata, soprattutto nella stagione estiva, dove ci sono moltissimi turisti, molti dei quali provengono dal nord Europa. Prima di iniziare, come sempre, se vuoi sostenere questo canale, ti ricordo di iscriverti e di azionare la campanellina, così non perderai tutte le prossime pubblicazioni. Detto questo, iniziamo! Il primo borgo che andremo a vedere si trova adagiato su un piccolo promontorio sulla sponda settentrionale del lago, e parlo di Passignano sul Trasimeno. Tra le cose più belle da vedere ci sono il centro storico, costruito tra il 1500 ed il 1600 intorno alla rocca di epoca medievale. Se vuoi godere di una vista unica sul lago, ti consiglio di salire fino in cima alla torre alta 32 metri e da qui avrai un panorama mozzafiato. All'interno della rocca si trova il Museo delle Barche, dove sono conservate delle antiche imbarcazioni che venivano utilizzate per navigare il lago Trasimeno. Tra i monumenti da non perdere ci sono la chiesa di San Cristoforo, datata intorno all'anno 1000, e il santuario della Madonna dell'Ulivo. Vicino a Passignano si trova anche il piccolo borghetto di Castelrigone, dove ammirare soprattutto il santuario della Madonna dei Miracoli. Spostandoci verso ovest da Passignano sul Trasimeno, incontriamo il piccolo paese di Tuoro sul Trasimeno, che si trova proprio al confine tra Umbria e Toscana. Questo borgo è legato alla famosa Battaglia del Trasimeno, che venne combattuta nel 217 a.C. tra Romani e i Cartaginesi di Annibale. Infatti questa vicenda viene raccontata molto bene all'interno del Museo di Annibale, con un'esperienza immersiva in 4D. Tra le cose da visitare ci sono sicuramente il centro storico, dove si può ammirare il Palazzo della Capra e la chiesa di Santa Maria Maddalena. Se vuoi invece scoprire interamente il paese, ci sono due percorsi che sono stati organizzati. Il primo di tipo storico-archeologico, dove si ripercorrono tutti i luoghi che sono stati teatro della Battaglia di Annibale, se no c'è un percorso di tipo naturalistico che ti porterà fino alla Torre Pendente di Vernazzano. Molto suggestivo è anche il Parco del Sole, un'opera composta da 27 sculture scolpite nella pietra locale che si trova in un parco vicino alle sponde del lago. Qui nei dintorni si trova anche una delle spiagge più belle del lago Trasimeno, ovvero Punta Navaccia. Inoltre da Tuoro puoi raggiungere anche Isola Maggiore, e qui le cose più belle da vedere sono la chiesa di San Michele Arcangelo ed il Museo del Merletto. Spostiamoci per visitare uno dei borghi più belli che si affacciano sul lago Trasimeno, e parlo di Castiglione del Lago, che grazie alla sua unicità e bellezza è entrato di diritto a far parte dell'associazione dei borghi più belli d'Italia, di cui io ed Elisa siamo ambassador. Tra le cose da visitare ci sono sicuramente il centro storico e la Rocca del Leone. Il centro storico, che è delimitato da delle possenti mura medievali con le tre porte d'ingresso, la Perugina, la Senese e la Fiorentina. La Rocca del Leone invece domina tutto il paese dall'alto grazie anche alla presenza della sua torre triangolare alta fino a 30 metri. La rocca viene utilizzata in estate per allestire mostre, spettacoli e anche cinema all'aperto. Mentre se vuoi godere di una vista molto bella sul lago, ti consiglio di fare i camminamenti di ronda. A Castiglione del Lago esiste anche l'unica reggia in miniatura in Umbria, e parlo di Palazzo della Cornia, dove all'interno troviamo delle sale bellissime affrescate dove narrano le gesta del capitano Ascanio della Cornia, che era l'antico proprietario dell'edificio. Oggi le sale interne ospitano delle mostre temporanee. L'edificio religioso più importante di Castiglione è la chiesa di San Domenico, dove all'interno si trova la tomba della famiglia della Cornia. Infine, a Castiglione ci sono moltissime attività da fare, soprattutto durante la stagione primaverile estiva. E puoi fare trekking, escursioni, bicicletta, oppure puoi tranquillamente rilassarti sulle sponde del lago, oppure goderti degli aperitivi sui diversi locali che si trovano proprio sul lungolago. Da Castiglione del Lago spostiamoci un pochino nell'entroterra per scoprire Città della Pieve, che con la sua posizione a più di 500 metri di altitudine domina sia la Valle del Lago che la Valdichiana, con cui confina.
Il borgo è rimasto pressoché intatto dalla data di fondazione, nel XII secolo. Nel tempo è passato di proprietà a diversi regni. Da prima apparteneva a Chiusi, poi passò a Perugia, fino a che non fece parte dello Stato Pontificio fino al 1860. Il centro storico di Città della Pieve è molto suggestivo e la sua forma ricorda quella di un'aquila, simbolo dell'imperatore. Infatti la testa è il terziere castello, dove abitavano i cavalieri, la pancia è il terziere borgo dentro, dove abitava la borghesia, mentre l'ala è il terziere casalino, dove c'erano i contadini. A Città della Pieve ci sono anche dei vicoli molto particolari, tra cui il vicolo Baciadonne, che con la sua larghezza che varia dai 50 ai 60 cm è uno dei vicoli più stretti d'Italia, insieme a quello di Ripa Transone nelle Marche, a Civitella del Tronto in Abruzzo, oppure alla Ruetta che si trova a Termoli in Molise. I monumenti più belli vedono l'impronta del Perugino alla pittura. Infatti da visitare sono assolutamente la chiesa di Santi Gervasio e Protasio, la chiesa di Santa Maria dei Bianchi ed il palazzo della Cornia. Molto belle sono anche la torre postale, alta 39 metri, e la torre del Vescovo. Infine, all'esterno delle mura sono da visitare la chiesa di San Francesco ed il santuario di Nostra Signora di Fatima. Se ci spostiamo lungo la sponda sud-ovest del lago, troveremo Paciano, che anche lui, grazie alla sua unicità, è stato annoverato tra i borghi più belli d'Italia. Tra l'altro, Paciano ha da poco festeggiato i suoi primi 1000 anni dalla sua fondazione. Il centro storico mantiene il classico impianto trecentesco con mura, torri e le porte d'ingresso. Tra le cose da non perdere ci sono il Palazzo Baldeschi, che è la sede del Trasimemo, ovvero la banca della memoria degli antichi mestieri. Poi c'è la Torre d'Orlando, che è l'unico elemento rimasto dell'antico castello. E poi tra i monumenti religiosi ci sono la chiesa di Santa Maria, San Giuseppe e di San Carlo Borromeo. Vicinissimo a Paciano si trova Panicale, un borgo che si trova in una posizione invidiabile. Infatti si trova tra la valle del Trasimeno e quella del fiume Nestore. E non a caso, oltre a far parte dei borghi più belli d'Italia, è anche bandiera arancione del Touring Club italiano. Entrando da Porta Perugina, contrapposta alla porta che guarda verso Firenze, quindi Porta Fiorentina, si arriva in piazza Umberto I. Qui al centro si può notare l'antica cisterna del 400, che venne poi trasformata in fontana nel 900, e poi la collegiata di San Michele Arcangelo. Salendo si arriva a Piazza Masolino, dove si può ammirare il Palazzo del Podestà, che oggi è sede dell'archivio storico. Infine, da non perdere, è la chiesa di San Sebastiano, dove si può trovare il famoso affresco del Perugino, il Martirio di San Sebastiano. A Panicale si trova anche il Teatro Cesare Caporali, noto per essere uno dei teatri più piccoli dell'Umbria. Chiudiamo il nostro tour con un piccolo borgo che si trova sulla parte meridionale delle sponde del lago, e sto parlando di Corciano. Sulla via principale del paese si può trovare il Palazzo Municipale, che era l'antica dimora, sempre di loro, dei duchi della Cornia. Da non perdere è anche il Palazzo del Capitano del Popolo, risalente al XV secolo, mentre a fianco si trova il Palazzo dei Priori e della Mercanzia. Infine, in piazza Coragino si può trovare l'antico pozzo di forma circolare. Tra i monumenti religiosi più belli c'è la chiesa di Santa Maria Assunta, che possiede l'affresco del Perugino nominato l'Assunta, e la chiesa di San Cristoforo, costruita sopra un antico tempietto etrusco. Bene, e con Corciano abbiamo finito il tour virtuale dei borghi del lago Trasimeno. Arrivati a questo punto ti chiedo se conoscevi già questi borghi o se magari dopo questo video ti piacerebbe visitarne qualcuno in particolare. Fammi sapere in un commento. Come sempre, se il video ti è piaciuto, ti ricordo di mettere un bel pollice in su e di condividerlo con i tuoi amici. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e ti do appuntamento al prossimo episodio.